My mind's telling me no. But my body's telling me yes, baby. Benvenuti ragazzi al Boondog in questo nuovo video rapidissimo. Solo per dirvi che è uscito un nuovo aggiornamento di iOS. Se riesco ve lo faccio vedere. Scusate se la registrazione non è eccezionale, ma sto provando ad utilizzare la fotocamera frontale del Wave. Non so, sembra il formato di registrazione è diciamo rettangolare, sembra il casco 16 noni a differenza di quello del fatto dall'iPod, ma la qualità sembra un po' inferiore. Adesso controllo l'aggiornamento software e vediamo se sì, eccolo qua. Non so se si aspetta un oriento. Come vedete 5.1.1 ha tentato di scaricarmelo. Sì, ha tentato di scaricarmelo, va bene, facciamo stare che non lo sto scaricando nel contempo sul PC. Allora, cosa porta con sé come migliorie? Allora, c'è il miglioramento dell'affidabilità relativa all'utilizzo dell'opzione HDR, ovviamente quella per fare le foto, l'opzione HDR è quella sicuramente che un iPhone 4S la conosce, io con l'iPod Touch non la conosco, quindi magari qualcuno sarà più esperto di me mi potrà dare qualche delucidazione a riguardo. E per le foto che vengono scattate quindi dal blocco schermo, per intenderci da questa funzione qua, questa qui, io ovviamente la mia è diversa perché ho l'iOS 5.0.1, però andrò a fare l'upgrade e metterò il jailbreak tether, che se mi stufa potrò sempre fare il download in ogni caso. In quanto, come se avete notato, non so se avete letto in internet, chi ha un device Apple con processore Apple A5, quindi la 5 per intenderci, è meglio che non aggiorni fino a che non venga aggiornato Redstone, in quanto non potrà più fare il download a un firmware inferiore fino a che non verrà rilasciata tale versione. Perché Apple ha bloccato diciamo l'exploit che si utilizzava per fare il download, mentre chi ha un processore come con un processore come il mio, quindi un Apple A4 e l'iPod Touch quarta generazione, sarà sufficiente, quindi semplicemente dopo fare il classico download con i certificati magari quindi presi da Time Umbrella. Poi cos'è altro? Correzioni di errori che potevano impedire al nuovo iPad, quindi l'iPad di terza generazione, di passare dal network 2G, per intenderci LEDGE, quindi al 3G, quindi HSDPA, HSUPA e viceversa. Poi correzioni di errori che compromettevano la riproduzione di video AirPlay in alcune circostanze. Poi abbiamo l'affidabilità migliorata per la sincronizzazione dei preferiti dell'encoder di Safari, quindi la sincronizzazione con iCloud, e risoluzione di un problema per il quale veniva visualizzato l'avviso impossibile acquistare in seguito a un acquisto effettuato correttamente. Queste sono le novità. Oltre a questo troviamo delle novità non elencate che consistono nella risoluzione di alcuni problemi anche gravi di Safari e alcuni bug fix del WebKit. Molto più gravi i bug di Safari che permettevano ad esempio ad un sito di visualizzare magari il sito che poteva essere pinkopallino.net, ma l'URL mostrato poteva essere apple.com, quindi dei siti diciamo malevoli potevano facilmente confondere l'utilizzatore magari ignaro. Queste sono le principali novità. Io, anche se non riscontro la particolare novità, aggiorno perché tanto devo ripristinare, non voglio rimanere a 5.0.1 perché ho acquistato i movie tramite un code gratuito, quindi diciamo che non ho acquistato, però ho la versione ufficiale senza necessità più del jailbreak e non gira sul 5.0.1, quindi approfitto per aggiornare direttamente a 5.1.1 e aggiornerò anche Pages, Numbers e Keynote, che così le porterò alle ultime versioni. E quindi queste sono le novità sostanziali di iOS 5.1 e nient'altro di particolare. Ricordo che come sempre chi vuole preservare la possibilità del jailbreak sugli Apple A5 consiglio di rimanere sul 5.1 oppure 5.0.1, è attualmente jailbreakato, secondo di come uno preferisce. E niente, attualmente non ci sono altre novità. Concludo così rapidamente questo video, ci si vede prossimamente in altri video. Ciao a tutti.